Cari amici, trade buongiorno. Oggi è il 17 di luglio. Andiamo a fare l'analisi sulle candele per la giornata di oggi. Sono le 5 e mezza, vuol dire mezzanotte e 30 da voi in Italia. Partiamo con, scusate, 11 e 30 da voi in Italia. Partiamo con il calendario dove presenta alle 8 il vendita al dettaglio mensile. Poi abbiamo l'IPC annuale dell'euro che rimane invariato. Discorso del governatore della Banca Centrale inglese che parlerà. Poi nel pomeriggio, attenzione perché abbiamo i permessi di costruzione rilasciati per il mese di giugno, nuovi cantieri edili residenziali. Poi abbiamo, vedete che la giornata si conclude abbastanza tranquillamente. Andiamo a vedere adesso i nostri grafici, che è quello che ci interessa, e partiamo dall'euro-dollaro. L'euro-dollaro ieri c'è stato il tasso di interesse, vedete che è andato a prendere 14.500, siamo qui al metà ciclo, siamo ancora, ha rotto il minimo della candela precedente, siamo ancora sempre nella fase di long, siamo forse al metà ciclo adesso. Per il momento io sono all'interno, penso che il prossimo target, se dovesse rompere i massimi, potrebbe essere 1.15. Staremo a vedere che cosa succederà nella giornata di oggi. Comunque il trend rimane long. Per chi non è entrato, suggerisco di aspettare. Sulla sterlina la situazione, scusate che sta intervenendo, aspettiamo che ricarichi, ritorniamo sull'euro-dollaro. A volte abbiamo questi problemi con le linee, sta caricando. Allora, ritorniamo sul GBP UST e vedete che la sterlina ieri, ormai siamo da un po' di giorni che è sempre sotto la media 200, come potete vedere, siamo in una fase di laterale. Vedete che la 200 e la 350 fanno da resistenza. Vedete che c'è stata una candela negativa. Per il momento, anche qui siamo in una fase di lateralità. Qui, per il momento, aspettiamo la chiusura perché non ci sono le condizioni per poter entrare. Poi il dollaro yen che ieri ha fatto una candela positiva, probabilmente, però anche qui, come abbiamo detto, siamo in fase di ferma laterale, siamo sullo zero. Prometto che qui G4 che non ha tanta forza, prometto, stiamo a vedere che cosa succede. Poi AUD USD, la situazione anche qui, dopo aver fatto preso questa forte resistenza che ho segnato in colore giallo 70 e 300, vedete che continua il nostro come si chiama? Vedete che qui ha fatto, come si chiama, 70-369, ci troviamo ancora in una fase di, possiamo dire, lateralità. Vedete che la media 600 sta tenendo il prezzo, anche qui aspettiamo che faccia il nuovo minimo, è inutile entrare a mercato adesso. Il dollaro canadese ci sta comportando, come che ha fatto un recupero, vedete una candela positiva, vedete come la media 200 sta facendo da supporto. Anche qui siamo in una fase laterale, per il momento aspettiamo. Il TSI, come potete vedere, anche lui laterale, per il momento non ci sono le condizioni per poter entrare a mercato. Dollaro messicano, dove io sono dentro short, vedete che ieri il dollaro messicano ha fatto una candela positiva, vedete siamo sempre nel G3, vedete come la media 50 è ancora, fa da resistenza, tiene il prezzo e rivolta verso il basso. Per il momento il prossimo target potrebbe essere 21,91 e poi 21. Per il momento aspettiamo, siamo in una fase di lateralità anche sul dollaro messicano. Andiamo a vedere le cripto, che ci interessa anche queste. Le cripto, vedete che ieri è stato fatto un nuovo minimo, vedete che ve lo faccio vedere, eccolo qui a 227,01. Vedete che anche qui siamo in un G4 fase, siamo ormai da settimane laterali, da giorni. Vedete anche qui non ci sono le condizioni per entrare finché non rompe i 225. Inutile entrare a mercato, aspettiamo che faccia un nuovo minimo per la ripartenza del G1. Poi il Bitcoin, perché ci interessa anche il Bitcoin. Il Bitcoin che attualmente anche lui si trova in una fase
bilateralità, vedete che siamo dentro questa candela madre, anche qui per il momento non ci sono le condizioni, vediamo se andrà a prendere i 8.675, per il momento non ci sono condizioni di entrata. Poi andiamo a vedere US dollaro che lui invece ha fatto una candela positiva, perfetto. Anche c'è stato un recupero, però siamo ancora in una fase di short, siamo in chiusura del G1. Se andiamo a contare le candele, vedete che qui siamo alla 25esima. Per il momento potrebbe, lo metto qua, adesso faccio un segno, però vediamo, staremo a vedere se sarà questa la partenza del G2 o se rimane ancora G1. Per il momento solo segniamo se questo è un minimo importante o no. Per il momento non facciamo niente. Andiamo a vedere adesso il gold, un gold che attualmente ha fatto, attenzione, guardate qui, dopo aver preso questa resistenza dinamica, la 1 per 1, vedete che attualmente il nostro come si chiama gold si trova in una fase di lateralità, vedete. Adesso potrebbe andare a chiudere, aspetteremo la chiusura del ciclo che potrebbe venire attorno ai 1749 o anche andare a prendere i 1691, però per il momento non facciamo niente, il trend rimane long, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi dopo il gold andiamo a vedere il Dow Jones che dove io sono dentro short, vedete che il Dow Jones ieri ha fatto un'altra candela negativa, vedete che è stato rotto, non è stato rotto minimo, vediamo, andiamo a vedere qua quando è stato fatto, qui era stato fatto 26.622 e qui 26.588, vedete che ha rotto il minimo della candela precedente, per il momento anche qui questo potrebbe essere il come si chiama, il nostro il mezzo ciclo del nostro gold, del nostro Dow Jones, siamo alla 14ª candela, anche qui per il momento aspettiamo, non facciamo niente, non ci sono le condizioni di entrata, qui vado a fare questo che lo sposto perché non so perché qua, eccolo qua così, per il momento anche qui aspettiamo, non facciamo niente, non ci sono le condizioni per poter entrare, per il momento siamo in una fase, lo vedete voi stessi, di lateralità, questo finché non rompe questo minimo massimo dell'8 giugno, qui ho questo minimo, inutile entrare a mercato, siamo in una fase di lateralità. Poi dopo il Dow Jones andiamo a vedere il DAX, che anche lui ieri ha fatto invece al contrario una candela anche qui negativa, per il momento inside, anche qui per il momento non ci sono, siamo sempre in una fase di long, per il momento aspettiamo, vedremo se riuscirà a rompere il massimo dell'8 di giugno. Poi il Nikkei che attualmente ha aperto stamattina con ieri, fatto anche lui una candela negativa, vedete come la resistenza sta tenendo, per il momento anche qui non ci sono le condizioni di entrare, aspettiamo, siamo sui massimi, per il momento non sui massimi febbraio, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Il petrolio dove continuo a essere dentro, siamo in una fase anche qui di tanta incertezza, vedete come G4, vedete che non riesce a rompere i massimi, per il momento anche qui aspettiamo di vedere cosa succede, per il momento il prossimo target potrebbe essere i 42,15, per il momento aspettiamo, vediamo se andrà a prendere questa media 200, per il momento aspettiamo, non facciamo niente. Andiamo a vedere la soia dove sono dentro, long. Ieri c'è stato un recupero, vedete, ho fatto una seconda entrata, per il momento andiamo a vedere se va ad andare a prendere i 900, per il momento il trend rimane comunque sempre long, G2. Poi il copper che ieri ha fatto una candela, vedete, possiamo dire, questa qui è la candela del D16, è andato a prendere i 284, per il momento siamo in una fase di chiusura di ciclo, per il momento non facciamo niente, inutile entrare a mercato ora. E terminiamo con il gas che attualmente, eccolo qua, candela negativa, outside ribassista, per il momento anche qui non facciamo niente, siamo ormai da mesi in fase laterale, inutile entrare a mercato ora.
Io vi ringrazio, vi auguro una buona notte e ci sentiamo domani per l'analisi settimanale.